Benvenuti alla nuova edizione di Ship to Shore News. Grandi navi veloci sbarca a Sète. La compagnia genovese, anche in ragione del tracollo di Comanav Comarit, è stata autorizzata ad operare due linee fra Francia e Marocco. Ecco il nuovo scalo intermodale di Gioia Tauro. Previsti 20 milioni di euro di investimenti per l'infrastruttura che sarà a regime fra 15 anni. Due nuove linee da Savona al Nord Africa. DSS Line e Domestica di Navigazione avvieranno collegamenti marittimi con Tripoli e Zarzis. Addio al comandante Michele Iuliano. Il fondatore dell'impero dei Julemar non ha retto alla perquisizione domiciliare della Guardia di Finanza. La Costa Allegra è in cantiere a Sestri Ponente. La nave, arrivata nello stabilimento Fincantieri, dopo i lavori potrebbe partire alla volta della Spagna per entrare nella flotta di Ibero Cruzeiros. Cresce la flotta mercantile italiana. Ecco tutte le consegne del 2012 di navi tricolori. La vendetta di Vale contro i cinesi. Il colosso brasiliano rifiuta di noleggiare la bulk carrier di Cosco. Prima bastonata giudiziaria per Saremar. Conclusa l'istruttoria a carico della compagnia sarda, l'antitrust contesta la violazione della legge sulla tutela del mercato. Titan e Nicoperi al lavoro, ma c'è l'incognita ambiente. Un documento interno di Mamoet Italy solleva dubbi sulla palificazione necessaria a rimuovere la Concordia, ma Bartolotti assicura non resterà traccia del nostro intervento. Il mare come professione di vita per i giovani. L'Accademia Italiana della Marina Mercantile festeggia a Genova in pompa magna l'inaugurazione dell'anno accademico con un richiamo alle tante attrattive del lavoro a bordo. Portofino, oh cara! Notevole la ricaduta economica delle crociere nel borgo più prestigioso del Tiguglio, a confermarlo una ricerca dell'Università di Genova commissionata dal Rotary. Per ulteriori approfondimenti consultate la nostra rivista online sul sito www.shiptoshore.it. Ship to Shore News, usciamo dopo i quotidiani ma arriviamo prima sulla notizia.